Visti i risultati positivi dell'edizione dell'anno scorso, Regione Marche ha deciso anche per quest'anno di confermare la propria presenza per raccontare come una regione colpita dal sisma sia riuscita a ripensare un nuovo modello socio-economico con uno sguardo particolare rivolto all'innovazione. Le giornate saranno strutturate in questo modo: il pomeriggio sarà dedicato ai sindaci, che racconteranno sia i problemi del proprio territorio, ma anche come grazie all'Europa le comunità siano riuscite a rinascere. E invece la mattina è dedicata alle imprese, soprattutto a quelle che ce l'hanno fatta, quelle che hanno vinto progetti molto ambiziosi, sempre chiaramente parlo di progettazione europea, e i temi scelti nel padiglione sono due. Uno pensato proprio appunto alle imprese e l'altro invece rivolto più all'aspetto sociale, economico, che tanto sta a cuore a questa giunta, che ha pensato proprio ad un bando che era rivolto alle imprese sociali per curare i servizi che vengono erogati alla popolazione, in particolar modo a quella più anziana. Quindi se l'anno scorso la Regione Marche era presente per la formazione e per l'orientamento professionale, quest'anno il tema è proprio quello del sisma. Questa è una regione con una grandissima voglia di riscatto, che poi è anche una caratteristica di noi marchigiani, che è una regione che è riuscita anche a trasformare quella che era un momento di difficoltà in una grande opportunità. È riuscito soprattutto per le imprese che hanno puntato sull'innovazione. Lì i risultati sono straordinari. Poi concludo, ricordiamoci che davvero grazie all'Europa questa regione ha potuto avere un futuro.